Serie di strategici Supreme Ruler torna con un nuovo titolo dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Nello scenario del 1936 potremmo prendere le redini di qualunque paese e aggiungerci alla battaglia. Supreme Ruler 1936 include anche approfonditi aspetti di gestione geopolitica, dovremo ricercare nuove tecnologie, gestire l'economia e lo stato sociale del nostro paese, cambiando così il corso della storia. Supreme Ruler 1936 può anche essere giocato in multiplayer con partite fine ad un massimo di 16 giocatori. Hey, what are you doing, man? I was partying. What's the big deal? What? I already did your stupid precious trailer. Ho ho, negative. You do it, Captain Farts. I'm out of here. Ow! But there's nothing more to say. Ow, fine. From the creators of Castle Crashers and like 5 billion stupid trailers comes a game with co-optional campaign mode, arena modes, level building and shading. I'm sure that's supposed to be sharing, but this guy is dumber than a box of hammers. Look, people already know. Fine. Oh, I guess there is some new stuff, like weapon switching. Switch between a primary and secondary weapon. Wow, you're right. This information is absolutely critical. Arriva su Steam e quindi su PC uno degli action platform più giocati su Xbox 360, Battle Block Theater. In questo gioco percorrerete numerosi livelli utilizzando il vostro arsenale nel tentativo di salvare 300 amici imprigionati da un gruppo di gatti tirannici. Battle Block Theater comprende più di 450 livelli diversi, divisi tra campagna single player, arene, modalità cooperativa e multiplayer. Oltre a tutto questo bisogna aggiungere i contenuti creati dagli utenti e condivisi attraverso il workshop di Steam. È uno stile grafico veramente divertente e curato in ogni dettaglio. Stupid crap from other stupid games featuring the voice talents of Troy Baker. Look, that's it, okay, I'm done. And this is you, by the way. Note the nerd glasses. Hey! Questo mese è arrivato su Steam il primo di due atti che comporranno Dreadout, un nuovo titolo horror sviluppato da un team indonesiano di nome Digital Happiness. In Dreadout prenderemo il controllo di Linda che, intrappolata insieme ai suoi compagni di liceo all'interno di una città abbandonata, dovrà indagare e allo stesso tempo difendersi dagli orrori che la circondano grazie all'ausilio del suo smartphone che, oltre a illuminare l'area, permette anche di scattare foto e quindi dare forma agli spettri che popolano questo posto. Nonostante la qualità grafica non sia adeguata agli standard di oggi, Dreadout offre un'esperienza horror di ottimo livello per gli amanti del genere.
cacciatore di mostri Van Helsing ritorna con una nuova avventura firmata Neocore Games. Questo secondo capitolo ripropone ciò che di buono era stato fatto con il primo episodio e lo amplia con nuovi contenuti. Il giocatore potrà scegliere tra tre diverse classi e combattere ondate di nemici alla ricerca del loot migliore, che in seguito potrà incantare, migliorare o vendere. Van Helsing 2 è la continuazione naturale del primo capitolo e l'avventura potrà essere affrontata anche in cooperativa fino a 4 giocatori, senza dimenticare il multiplayer competitivo PvP per 8 giocatori. In accesso anticipato arriva l'atteso The Forest, un nuovo survival horror nel quale, in seguito ad un incidente aereo, ci ritroveremo in una foresta misteriosa popolata da un gruppo di creature geneticamente modificate. Dovremo mettere in atto ogni comportamento utile alla nostra sopravvivenza, come costruirci un riparo, creare trappole per la difesa e per cacciare, recuperare cibo, esplorare ed altro ancora. The Forest attira l'attenzione soprattutto per il suo impatto grafico veramente suggestivo e per le diverse possibilità che offre il gameplay. Un gioco sicuramente da tenere d'occhio lungo il corso dello sviluppo.